Prego. No, giornata interessantissima, ogni minuto speso con dei ragazzi di questa qualità è straordinario. E la giornata è stata molto interessante perché ha avuto tre tipi di approccio, un approccio direi estremamente tecnico universitario, ci sono stati due fatti industriali e uno poi diretto sociologico politico, per cui è un quadro straordinariamente interessante e completo per quello che si poteva fare di un tema di questa dimensione. Sono una battuta. Paura speranze per questo futuro robotico? Opportunità sempre. C'è sempre stata paura. Qualunque cambiamento non sia introdotto da ciascuno di noi, dà fastidio a ciascuno di noi. I cambiamenti sono carini se uno è lui a proporli, ma se no, no. Questo io credo che sarà un cambiamento cui dovremo confrontarci, ma credo sia ineludibile. L'Italia come la giudica? L'Italia è piazzata benissimo, è un paese estremamente innovativo. È chiaro che l'Italia purtroppo è un paese che è tanto efficace quanto disomogeneo, per cui ci sono situazioni e zone in cui questi 4.0 oppure intelligenza artificiale robotica sono utilizzate giornalmente, altre zone con maggiore fatica o con minore sedimentazione industriale, per cui l'Italia è un po' un paese a macchia di leopardo, però diciamo che sono tutte le premesse per fare un buonissimo lavoro. Grazie mille.